Tirocca, Tirocca, felpa di Official Deluxe. Tirocca. È divertente, cazzo, poverino Ciccio Gamer si è beccato la merda per 6 anni sulle robe di copyright, mi facevano troppo ridere. E poi Tirocca, questo occhialetto un po' chef Bruno Barbieri. Ok, Tirocca, orecchio gigante e almeno si è tagliato la barba, ci ha fatto sto favore. Madonna, Mattonella! Stai zitto, Dada, stai zitto. Bellissimo. Mi devo mettere più piccolo perché occupo lo spazio dove si infila sulla mattonella. Ma raga, l'ha messa... Ma dove l'ha messa? È un po' ridicola questa situazione. Ma che è? Ma che gol è? Però! Madonna, la mattonella! Stai zitto, Dada, stai zitto. Riccardo dose di cocaina. C'è The Sync? No, non è vero, non c'è The Sync. Però! Dopo che ZV Jackson ha provato personalmente la challenge dei 100 tiri e dopo l'incredibile successo della 100 tiri cup, inizia ufficialmente la 100 tiri challenge girone B. Cosa consiste? ZV Jackson avrà il compito... Guarda, piccinini, ti voglio bene, ma in che cosa consiste la 100 tiri challenge? Saranno 100 tiri? Cioè, che cazzo, poi tiri di che cosa non lo sappiamo, però... Gilberto il nano che ti fa la nina nana, Nick Pirlo drogatissimo, Fene, ogni tanto va in The Sync anche pesante a volte. Sì, vabbè, ma Anita, non sono un buono streamer, non sono ancora tanto importante, quindi ci sta che ci siano questi problemi nella postazione. Insieme piano piano e scrivete un commento al carissimo ZV. Chi vorreste come partecipante della 100 tiri challenge girone B? Ciao ragazzi, qua ZV, bentornati sul mio canale. Quest'oggi nuovissima 100 tiri, perché abbiamo la coppia delle coppie, la coppia più tamarra del web. Io lo so perché vi seguo. Delle coppie, la coppia più tamarra del web. Io lo so perché vi seguo. ZV, ci fa piacere, ma non vogliamo sapere quante volte ti masturbi guardando i video di Riccardo Dose e Dadda. Ma che problemi ha? Metti subito a disagio anche le persone che vengono nei tuoi video. Cioè, ma che cazzo? Dadda Riccardo Dose, ragazzi. Ciao ragazzi. Benvenuti, bene? Benvenuti. Grazie. Anzi, devo dare un po' più il benvenuto a te, perché oggi la farai tu. Sì. Oggi sarà la 100 tiri di Riccardo Dose. Di cocaina. Con Dadda che farà da motivatore. Sì, poi la farai, perché venerdì prossimo. Allora, Dose tira bene. Non la cocaina in questo caso. Dose tira bene, quindi secondo me sono 30 gol e li fa. No. Se non fa, allora, se non fa 30 gol è una delusione. Ricky, io ti ho visto prima che ti stai scaldando, so comunque del tuo passato calcistico, ti ho visto che giochi bene anche alla GOT, quindi tanta roba, io mi aspetto tanto. Lo dicevamo prima, però lo dobbiamo dire anche in camera. Pronostico? Allora, io sono venuto qui solo per far meglio di Ale della Giusta. Allora, Ricky, tu rimani con me, sì. Adesso ti faccio un paio di domande. Puoi far meglio di Ale della Giusta solo sui tiri. Su YouTube non puoi far meglio di Ale della Giusta, mio fratello. Sì, io vado, mi accomodo. Aspettami in cabina di regia, va bene? Vado. Ciao, Dadda. Andiamo. Allora, Ricky, io so che tu giocavi. Sì. Giocavi nel Pordenone, tra l'altro, perché è uscita questa storia quando ha fatto gol Provedal di testa. È vero. È uscita questa storia che tu giocavi con lui. Sì. Eravamo giovanissimi nazionali o regionali, non ricordo, è passato troppo tempo. Però sì, eravamo la coppia d'attacco del Pordenone. Provedel, che ragazzi è il portiere della Lazio attuale. Adesso è stato convocato pure in nazionale. Esatto. Grazie, ZV. Pensavo che fosse Francesco Totti. E mi vedevo già Alex Del Piero pronto a parare dei calci di rigore. No, quindi com'è possibile che c'è l'attaccante? No, com'è possibile che io non abbia combinato nulla e lui tutto praticamente? Vabbè, l'avete combinato in diversi ambiti. Sì, dai, sto scherzando. No, lui è un grande comunque, mi sento anche attualmente. Sì? Sì, sì, è un ragazzo veramente d'oro, numero uno. Umile, si è montato... Frate? Ma che è? Ma c'ha un tappeto nell'orecchio? Ma che so? Ma che è questa peluria orecchiale? Ma non l'ho mai vista. Ma che gli escono? Delle salamandre gli escono. Ma che c'ha il cespuglio? Sì, sì. È il signor Tumnus de Narnia. Un ragazzo veramente d'oro, numero uno. Ma quindi sa quanto c'è il cazzo lungo Provedel? Oh! Snicciare! Umile.
si è montato mai la testa, quindi ci sta. Grande, un saluto. E comunque io ho tantissime domande da farti. Sì. Però. No, però giustamente le devi fare mentre tra 10 tiri e 10 tiri ZW Jackson, così da rovinare le persone e loro. Ma poi perché, scusa? Ma che sta prendendo? Sembra che stia aspettando uno sborratone clamoroso. Ma che è questa faccia così rilassata? Mi tocca presentarti il tuo sfidante, che già so che ti ha parato rigore alla grotta. Beh, quindi qua secondo me l'unico contatto che ho avuto con il ragazzo è stato un rigore parato. Signori, benvenuti alla 100 tiri. Benvenuto Dose. Ciao. Secondo me sarà una grande sfida questa. Spero. Ce l'ho detto. Ha sbagliato pure Sara. Ha detto secondo me sarà una grande sfida. Cioè ormai Ragnar mi sta proprio mettendo le palle in testa. Ormai sì, faccio una sfida contro Ragnar di grammatica, sembro Dante Alighieri. Proprio in generale. Sei in forma tu? Non lo so, lo so per scoprire. Tu sei in forma? Sì, dai. Ma così, vediamo. Carichi ragazzi. Allora, Ricky vieni con me, sì. Rag, ci vediamo in porta. Signori. Ci vediamo in porta. Condoglianze. Condoglianze, ok, ce l'abbiamo. E adesso ti devo presentare il nuovo guardalinee, che poi non è nuovo perché è Talox. Talox sarà il tuo guardalinee. Okay. Perché come sai devi riuscire a tirare non toccando la... Io mi distanzerò per sicurezza di 50 cm dalla riga. Non è Talox. Molto fiscale come Talox, quindi molto... Ma non è Talox! È Stepnano! L'unione tra Stepni e Zano! Ma che cazzo è? Sto attento dove metti la... Zanepni! La palla, perché sennò qua partono i rigori. Ma come Talox? Ma non è Talox! Talox era l'altro! Queste sono minacce praticamente. Minacce. Dovevo soltanto presentarlo. Io vado con un daddone. Va bene, dai. E iniziamo. Poi... Come zio Zazzone! Ci vediamo tra 10 tiri. Ricky! Oh, bocca al lupo. Capi, grazie. Prima di continuare però voglio ringraziare Airup, lo sponsor che... Ah no, è vero, non posso prendere le Red Bull da lì dietro perché è chiuso a chiave. Grazie davvero, grazie Red Bull. Se possibile questo video. No, Airup, ti ringraziamo, ma ti ripeto, se poi devo avere un contratto su una bevanda, posso anche pisciare qualsiasi bevanda con cui ho un contratto, anche andandoci legalmente a fare dei casini, se mi fate il gusto, cazzo sborrato. In quel caso allora ciuccerò una Airup. Io ragazzi bevo l'ultimo sorso e continuiamo con il video. Che gusto di ano incredibile. Woohoo! Ricordo signori, c'è un treno. A livello 15 avete un minuto di asci, di free asci in chat. Però ci penserà lui a scaldarci adesso. Ovvio. Quando vuoi, Ricky. Ragnar, che cazzo fai 3 metri fuori dalla porta? Ricky! Dai! Vediamo come si presenta. Sta prendendo tempo per il primo tiro, eh. Subito l'incrocio dei pali. Attenzione, sembra che si voglia prendere comunque un secondino. Ricky, incrocio. Oggi ZW Jackson ce ne vuole regalare una. Calciare, sì. E arriva il primo. Che strano che ha tirato lì, non l'avrei mai detto. Ma uno su due. Ok. Ok. Bravo. Forse si oggi sta... è Ragnar non sedia. Il legnano. Bravo, Ricky. Lui si stanno soltanto osservando, stanno studiando, stanno guardando, nessuno deve parlare. Sì, perché ho visto anche... aspetta. Bello! Allora, rettifico. Dose tira... prende sempre la porta. È tipo Campolunghi, ma tira meglio. Il primo... 40 gol li può fare tranquillamente. Ha imparato a... Soprattutto se Ragnar continua a fare quella cosa e si mette più da un lato perché lo trigger a tirare Mio dall'altro. Di calcio? Ricky, sì, per forza. Quindi magari tipo palla in movimento, sì. Alza contro balzo, vediamo. Okay. Uff! Cazzo! Non ti calmo! Però il fatto che ci e rimanga male al sesto tiro, cos'è? Destra. Vuol dire che viene qua per far bene, eh? Certo. Perché sennò uno dice, vabbè, ci non dorme tanto. L'altro giorno. Per la 100 tiri. No! Traversa non è gol. Tre dovrebbe averne fatti. Para ancora Ragnar! Wow! Decimo. Però non sta andando bene. Quarto gol. Vediamo. Ce n'ha fatti più alle della giusta alla prima. Adesso io pretendo 100 bit dall'editor di ZW Jackson, che come sempre ci guarda tutte le stream.
perché lo so che ci guarda tutte le stream, e ogni volta si prende gli insulti sull'edit e ogni volta mi dona 100 bit per farmi sapere che cosa è andato storto. Adesso io pretendo 100 bit nell'arco massimo di 3 minuti. Grazie, cioè, se segna mi incazzo. Se la para non me ne frega un cazzo, dico vabbè, ma se segna mi incazzo. Parte Riccardo Donde! Importante, perché è il decimo. Questo era importante. Devo fare anche meglio. Due incroci dei pai, Ciccio, me l'hai chiamata tu, eh. Mamma mia. Questo era importante, è per quello che non te l'ho fatto vedere in video. Incrocio subito. Sì, quello... Due incroci. Due incroci, ma... Ragazzi, sentite, se non devo fare la reaction al video non la faccio. Porco Dio. Cioè, se faccio, se gioco con l'audio è un casino. Cioè, se mi metto... Tenza, peccato per quell'incrocio subito. Sì, quello... Due incroci. Due incroci, ma il primo. Il primo tiro, l'incrocio così secco, netto. Sì, complimenti. Bella parata anche di Ragnar, una mi è piaciuta un sacco. Sì, sì, sì. Però, dai, sono fiducioso. Cioè, quattro non sono soddisfatto, ma perché tu comunque... Quattro è la merda, che, non è che non sei soddisfatto. Guardi, come quella con Ceresfera, dici, cazzo, lui è partito in maniera diversa. Sì, 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 vabbè, però... Non sta a morire. C'è tempo, ci sono 10 giri, quindi... C'è tempo. Lui riesce a tirare preciso e potente. Dici, mo so cazzi, Ragnarò. Già hai capito che è un disastro. Preciso e potente, sei finito. Croci, cioè, l'ultimo è segnato. Hai preso due incroci, ma l'ultimo l'hai messa perfetta. Sai cosa? Non tira di collo. Sì. Ho provato però uno provato, ed era meglio che però non provato, farlo, lui riesce a dare la potenza con l'interno. E non è una qualità che non è che fanno tutti. Perché quelli che battono le punizioni in Serie A o comunque professionisti tirano così. Esatto, cioè oddio. Alcuni anche in modo diverso, però. Sì, però la maggior parte, dico. Esatto, esatto. Quindi è una qualità che vedi, anche se la mette al giro, magari la capisco, non è che ci arrivo sempre. Però hai fatto una bella parata. Sì. Quindi mi sembrate caldi tutti e due, ragazzi. Beh, 4 è lì, eh. Sì. Alla giusta volevi? Il primo turno ha fatto 4. Pari! Non è vero, il primo giro di Ale della Giusta ha fatto 5. Ignorante. Siccome Ale della Giusta. Ha fatto 4. Grande Ale, grande Ale. E niente, allora io vi lascio, sì. Non so, vi lascio da soli, sì, andiamo, sì, via. Io... No, 4, va bene. Già adesso consiglia al primo giro. Non lo so, ragazzi. Un attimo, subito. Volevo creare un po' di tensione. Oh, 10, ma era nell'orecchio. E lui è il nostro orecchio, lui. Hai fatto 5 tiri, ho già capito, era già là. Sì, ho capito, ma se la tiro forte, angolata, è difficile che la prenda. Cambia, hai tirato solo una volta sull'altro palo. Fai metà, alterna, fai 2, 3, 2. Sì, due. Sì. Adesso e io. Prova il collo, non è che se uno l'hai tirato. No, ovvio, riprovo, però... chi se ne frega che lo riprovo. Perché se parti dritto che non le dai punti di riferimento di collo. Secondo giro! Era già là. Vediamo. Primo devo buttarmelo dall'alto. Mannaggia, va bene, va bene. Io non so cosa Dad abbia detto nell'orecchio, però... Però, guardiamo. Però voi sì, lo sapete. Secondo! Bravo! Vedi? Ci sta, alla fine quello prima gliel'aveva tirato lì, perché devi buttarsi dall'altra parte, Ragnar? È vero. Quinto gol totale. È vero. Cambia la rincorsa, attenzione. Bravo! Questo è un gran gol. Sì, sempre Mattius. Guardalo, sta aspettando i nuovi pacchi da 600.000 crediti utilizzabili da aprire con 3 icone dentro. Storto. Però c'è un tiro clamoroso in quel modo. Oh, ah, sì! Sta cambiando lato. Fai vedere l'oblio. Ragnar qua deve assolutamente rimettersi subito. Ragnar si muove con 2 secondi di anticipo. Porco Dio, che coglione, Chicchi. Lo potevi scrivere senza insulti. A studiarlo, perché l'aveva capito perfettamente al primo giro. E infatti, attenzione, perché vedi, tu insurti, tu più lo insurti e più te para, Ragnar. In cattedra. Più lo insurti e più te para. Bravo! Questo rigore. Questo rigore, si è piazzato. Ha già fatto 4 gol, eh. Praticamente ha fatto il record del suo primo giro con 4 palloni in meno. Quindi può soltanto superarsi. Palo! Palo non è gol. Non ha ancora fatto palo gol. No, non tocca accoltellarlo per fargli fare 2 parate decenti. È una roba orribile. Sto studiando veramente. Sì. C'è tanto rispetto, da parte di Ragnar per Dose. Ah, ma la ferpa di ZW Jackson è de Balenciaga. Bella! Il miracolo lo lascia ancora 4. Il proprio re. Allora, comunque sì, Dose tira bene, però...
Non mi sta convincendo, perché cioè, è ovvio che Ragnar sta pretendendo che lui le tira tutte qui. Quindi o le tiri qui, ma le devi tirare fil de palo e non le può prendere, perché tanto Ragnar c'ha air cap qui al massimo de parata. O gli tiri dall'altra parte, che gliene hai tirate due, Ragnar è andato a prendere, non lo so, a un cesto di frutta, zio porco de spore. Record. Cioè... Bello! No, ho sbagliato io qua, figa. Perché l'ho tirata abbastanza centrale. No, sono giù centrale. Ma no, ma è proprio perché l'hai tirata abbastanza centrale, Dose, che è entrata. Decimo! È proprio il contrario, è come Tokyo. Palo non è gol! Riccardo Palo non è gol. Sta andando velocissimo, siamo già a 20. Sì. Vado a fargli un paio di domande. Vai, 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 ti aspetto. Su di lui. Vai. Ricky, hai comunque fatto meglio del primo giro? Io ce l'ho, okay. C'ho l'abbonamento con i fagli. Vabbè, dai, ci sta. Sì, ne hai presi un po'. Sì, sì. Mi sa che hai già preso, esatto, quattro legni. Quindi... Quattro peli in vei, quattro pali in peli, pali in vei, palle, vabbè. Mi piace dire sovraimpressione. Però bene. Ma io vorrei sapere qualcosa di più sulla tua carriera calcistica, non soltanto su quello che sappiamo con Vedel. Facci sapere proprio come è iniziato e tutto quanto. Dose, facci sapere della tua carriera calcistica, facci anche un altro favore, Dose. Levati il septum. Un bel ragazzo, hai una grande attaccatura di capelli, puoi portare i capelli anche corti, la barba per quanto ti cresce a peli di cazzo ti può stare anche bene, ma levati il septum. Allora, ho iniziato a 5 anni, Aurora Calcio si chiamava la società, okay. Una società di poi Pordenone. Perché anche lui c'ha i denti de fene? Perché c'hanno tutti i denti perché sembrano usciti da Hollywood? I denti così e poi mi sono stato preso nel Pordenone. Anni da fa cacare, zio porco, dai. Fino alla prima squadra. Quindi da che età a che età? Allora, dai 5 ai 10 ho fatto l'Aurora e poi mi sono trasferito. Subito ti ho chiamato il Pordenone? Sì, sì, sì. Ma ai tempi il Pordenone è la prima squadra dove militava. Tra la C e la D. Perché lo stiamo ascoltando? Perché c'è un po' di base calcistica, quando poi sono andato a Pordenone era in D, è stato un po' di anni no, in D. No, Andy è morto il treno, grazie per i 1000 bit, quindi negli ultimi anni. Ce lo ricordiamo, ce lo ricordiamo. Allora, ero sempre aggregato alla prima squadra a livello di allenamenti, poi la domenica mi convoca. No, regà, ci ho provato, non me ne frega un cazzo. Mannaggia la puttana. Che palle! Ah, stanno parlando di come migliorare, non lo so, il PIL pro capite dell'Italia. Ci sta, va bene. 6 minuti di chiacchierata. Ricky! Vai. Ragnar! E allora, diamo inizio al terzo giro. Siamo a 9 su 20. Bello questo occhialino. E gli ho ritiragli un siluda. Guarda, frate, qui. Dove ti metto il mouse, tu tiri. Non vedo niente. Okay. Merda! Attenzione. Cocci! Cocci! No. Va bene, calmo! Tu che lo conosci e che ci fai video, com'è Ricky a livello di competizione? Malato. Malato? Bello, bella questa rasoiata! Che cosa ho detto? Che se tiri... Madonna! Madonna! E se gli tiri a fil de palo non le prende mai. Gol! Ecco la rasoiata! Vabbè, forse lo devi capire. Vedi che lo devi capire. E qui ha presa. Ma perché questa era un po' più debole dell'altra. Io ho capito. Andy, grazie. La terza rasoiata ha detto no. Ah, forse non questo. Non deve sprecare. Non deve sprecare. Era difficile da parare. Va bene. Un altro rigore. Lenta ma violenta questa. La Cassano, piattone. Esatto. Proprio brutta, è un modo brutta. Di dire orribile. 12° gol. Beh, no. La letta era così, Ragnar. La letta subito. Lì. Ah! Merda! Peccato! Calmo! Ha sprecato! Che manca ancora! 12. Terzo giro, 12 no, su 30. Voce vuol lì? Voce vuol lì? Peccato perché anche qua hai preso un ennesimo legno. Voce vuol lì? Ancora voce vuol lì? No. Adesso normale? Hai fatto... Questo gira male. Hai cambiato, hai fatto le rasoiate alla... non lo so. Sì, come mai? Non lo so, provavo. Ah, però ci sono anche entrate. Sì, dai, alcuni sì, però posso far meglio, cazzo, veramente. Sta andando a merda, Sta andando a merda. 30 tiri quanto? 12 gol. È una merda, sì, dai. Passiamo al nuovo capitolo della vita di Ricky, sì. Ossia YouTube. Perché hai mollato il calcio per dedicarti a YouTube? E su YouTube come hai iniziato? Ho iniziato a pubblicare video su Facebook, io video parodia su Facebook. Video parodia su Facebook, calavagnetta. Quindi parliamo di 10-11 anni fa più o meno. E poi pian piano mi sono spostato su YouTube, Instagram e quant'altro. Fai il content creator da tantissimo. Come fai a... perché? Io questa cosa qui ci tengo sempre a dirlo, l'ho sempre detto nel privato. Ah, dai, fai uno che fa un po' il lavoro mio, dai, che non cagate il cazzo. Fatemi sentire almeno un paio di domande, così magari se devo andare a fare la 100 tiri già so che cosa mi deve chiedere. Comunque, pilastri del mondo YouTube. E per la prima volta adesso ne ho uno qui, perché sì. Tu comunque sei considerabile pilastro. Sì, dai, uno dei primi, esatto. E la cosa che io voglio chiedere a te, e poi magari... Sentiamo. Dici, perché io...
a me preme tantissimo questa cosa, che tantissimi youtuber grossi della generazione in cui veramente facendo la crossbar challenge facevi 3 milioni, sì, siano, cioè abbiano mollato o abbiano avuto dei problemi fisici o comunque psicologici. Sì. Come si fa in un mondo come quello dei social a rimanere sempre sul pezzo, a spremersi comunque ogni giorno, a rinnovarsi? Cioè, quello è il tuo segreto. Non installi TikTok. Prossimi 10 tiri. Giro 12 su 30. Di solito si presenta bene, eh. Bello! Bravo. 16, dai, dai! Dai che ti porto Daddone a sto giro! Facci casare, Ricky! Anche due troie, dai! Dose di cocaina, fammene 8! Ma che stai zitto, vada, stai zitto! Stai zitto, stai zitto, eh! Dai, dose di cocaina, lì! Le legge, Ragnar, le sta leggendo tutte! Bellissimo. Bello! 14! Dovrebbe fa 20. In sta serie dovrebbe fa 20. Cioè, se ritorna al 50% non è manco male. Il problema è che... Quando è con i professionisti? Quando gli porto il professionista da Prime Video Sport, va ancora di moda dissociazione? Questo è tantissimo rispetto verso... Quindi è una cosa da apprezzare. No, è una cosa da apprezzare, di moda perché dissociazione. Riconosce, mi fa sempre ridere. Perché quando gli ho portato l'idea giusta, ad esempio... Beh, ma anche con Cera Spera ho iniziato a farsi il cinema dopo... Sì, tiri. Bellissimo! Però vedi qui? Lui lo sa. 15! Fammelo vedere un porco dio di replay! Sotto al 7! Maledetta capra di ZV Jackson! Ancora! Madonna, la mattonella! Bello! Lì! Sì. 39esimo tiro! Aspetta. Bello! Questo è un tiro ancora diverso. Sì, metto l'altra parte. Aspetta. Ah! Peccato. 17 su 40. Allora, Daddone, siccome sta prendendo di nuovo il ritmo, andiamo dopo, dai. Lo lasciamo un attimo recuperare, perché dopo questi Eurogol... Quinto giro. Si guardano dritti negli occhi. Quando vuoi puoi cominciare. Signori, comunque, al di là di tutto, un piccolo applauso per Riccardo Dose, che dopo 40 tiri... Super Ambrosini, pazzesco, incredibile, mamma mia, una roba indecente, indecente Ambrosini. No, ma adesso, no, ma mo a fine video non mi spawnerà più la faccia di Ambrosini il sorridente, perché scenderà in top 5, eh? Mi sa. Siamo 17. Gocci. Bello. Un tiro che... E ha tirato un bel bolide, eh? Vabbè, poi Ragnar ha provato una parata normale di Ragnar. Cazzo! Giri qua, tutti altri, eh? Questi sai che sono quelli che magari dici sono i più brutti, ma sono quelli che servono. Servono come il pane. Più efficaci. 19. Bello! Ora, lì. Oh, Anonymous Gifter, grazie per le tue gift. Guarda come se la alza, fa... È proprio di Pordenone, eh? C'è poco da fare. Tu sei un razzista territoriale di merda. Oh! Madre di Dio! Adesso se me ne dà su 4 tiri mi fa 3 gol. Sta un point. 21! Mi piace. Bellissimo! Se non è di là, è dall'altra parte. È grazie al cazzo. Certo, con Ragnar può anche essere centrale, alle volte entra lo stesso. Però, cioè, di norma è così ZV, per forza. Riccardo! No! Ormai nelle urla di Ragnar c'è solo tristezza. Cioè, guarda, un tempo c'era una faccia con una forma. Adesso è apatico. Non c'ha più niente. Non è arrabbiato, non è felice. Lui apre solo la bocca e fa uscire quest'urlo. Guarda, c'ha tipo, sta guardando qualche flashback afghanistano. Da palle. Zio Paul. No! Non già sei distinto. Ah, lo stai già tenendo calmo. Lo conosco. Un tiro basso e scrocchiarello che però viene fermato da Ragnar. Che palle! Ma che palle! Oh! Ragazzi, ma che cos'è? È
Entra! Entra! Sei praticamente al 50%. No, ma infatti mi sono un po'. L'unico giro è il terzo che mi sono un po' scassato. Sì, 22. Anzi, comunque sta tipo a 7-8 pali in 50 tiri. Cioè, al di là di tutto, un po' sfortunato. Cioè, mi sembra veramente, capito, il pischello che va con gli skinny jeans in. Quello di Tekken. Con gli skinny jeans in a ballare e si prende il palo da una tipa sì e l'altra pure. Fino a quando ovviamente non trova il. Alla grande, ragazzi. Che brutta cosa, cioè, stavo qua, dicendo. La differenza tra il girone A e il girone B è che comunque il girone B sono tutti forti, quindi. Ah, oh, ce devo venire! Volevo parlare tutti forti di che? Perché l'hai già citato, lo conosciamo, sì. E tutto quanto. Ma cos'è Dadda? Ragazzi, 7 di Elisir. È il mio 50%. Dio. Io sono un 50, lui altro 50. Ormai sono 2 anni che facciamo video assieme. È una bellissima relazione, pazzesco. Riccardo Dosa, è sempre importante trovare qualcuno con cui fare le cose insieme, perché credo veramente fermamente che sia importante fare sempre tutto insieme. Ecco, ragazzi, è appena arrivato Nick Pirlo con 7 kg di bamba. Queste sono le facce. C'è anche Jay Pata, tu non lo vedi. Sta nascosto di poco dietro. Sì. Ok, telefonata. Va bene. Bravi. Ragazzi, esatto, ha appena tirato fuori anche 4 kg di fumo. Pazzesco. Ci ha preso il ragno. Bravissimo. Ricky, caldo, Ricky. Ammazza che parata. Ma fallo vedere un replay, zio porco. Male, malissimo. Passa un po' la palla, vai in giro. Bello! Potentissimo col saltino da Giorginio per caricare come una molla! È carico. Quando fa questi gol, sì, cioè, perché proprio si vede. Cioè, quello lì era un tiro proprio per far male, capito? Sì. Della tigre. Questo è un po' meno. No, questo è un tiro per far male. Se passava un uccello, fratello stirava. Era in Jega, pum! Te lo tirava proprio giù come. Ma non sono persi questo. Bravo! No, è Ragnar, è andato dall'altra parte. L'ha letta, cioè, sì. Proprio durante la rincorsa sì. È andato. Bello! Oh. Dai, Ricky, dai che mancano 2 palloni. Ogni volta che lo chiama Ricky penso a quel cazzo di user di TikTok. Quello famoso, lo sapete di chi parlo. 25 su 60. Non Ricky... lo scrivete in chat però, per favore. Vedrai quando sarai qua. Eh sì, lui, ragazzi. Voglio vedere lui, se cambierai. One Piece. Esatto. 25 su 60. Lo lasciamo un attimo carburare di nuovo. Facciamo fare da 60 a 70. Il numero 1. E poi andiamo. A caricarlo. Consolarlo, dai. No. Consolarlo, a caricarlo. No, perché lo vedo che lui è già incazzato. Ok, se fa altro. Ma oggi ci avevano qualche serio. No, ma raga. Porco Dio, sembra Eugenio Massari, ZW Jackson. Ma che gli sta a succedere? Cioè, quindi 7 kg di bamba, 4 kg di fumo e non ci voglio credere, pure un po' di MD. Oggi Nick Pirlo aveva fatto la spesa. Così un po' i tavoli. È incredibile. Io voglio il miglior giro, voglio! Voglio il miglior giro! Oh, si è spostato la palla. Se la dovrebbe, secondo me, mettere tipo qui. Tutto sulla destra e tirare de collo, perché c'ha un bel collo in diagonale. Gol! Si dispera il ragno! Bello! Bravo! Bello! Hai fatto gol perché Ragnar sta un po' strano. Ma malissimo. Okay. Alle volte gli partono sti missili della C-130, Ma quanti ne ha presi, raga? Tantissimi! Bellissimo. Porco Dio che NPC ormai! Cioè proprio dice le frasi, le dice. Ma ti accorgerai quando fai il bel tiro. Questo è il potere di Tokyo 2020 quando lo usi, che tira la palla centrale e è troppo difficile da parare. Fatto gol. Come fai un bel tiro e la palla va vicino al set. È troppo centrale questo. Per non tantissimo. Sì. Anche il fatto di colpire così tanti legni. Cioè psicologicamente, se tu dici che lui è uno che soffre, può far male. Però si è riacchiappato. Trentesimo gol così, ragazzi. Siamo già a 5. C'ho ancora 2 palloni. Potrebbe superare il suo record. No! Porco boia. Ragazzi, sì. Era puzzone, non era fumo. Sfortunatamente. 70° tiro. Questo. Peccato. Male. Doveva farli. Uno dei due o doveva farli? 70. Che comunque. Tantissimo. 30 su 70. Vabbè, ma in realtà sì, sta andando a bomba. Cioè, su 30 tiri potenzialmente potrebbe pure far 50. Strano. Cioè, mi dà sempre la sensazione che ne sbaglino tantissimi dei gol. Ma alla fine della fiera in realtà non è vero.
E non ne sbagliano poi così tanti. È molto interessante. È un grande, sì, capito, non è manco male. Perché c'è Gabbo di Squared nel video? 70. È una bellissima domanda. Daddone. Pera, Fede, Cocca, bentornati. Sì. Poteva andare meglio, era proprio con tanti gol all'inizio. Comunque 5, eh. Cioè, quindi sta... ma... tu cosa vuoi fare? Come, vuoi fare il record? Giro? Tu vuoi fare il record? No, no, ma che record? Però almeno voglio superare i 5 nel giro, capito? Tu vuoi superare il 38 di Ale? Ah, quello sì. 38, oh, vuol dire che se non fai 38 vuol dire che non giusta, perché sei a 30 adesso, hai 30 tiri. Vuol dire che figa, fai tipo meno di 3 a serie. Cioè, se fai... Vabbè, dai. Fallo così. Come butta bene, eh? Prova a imitare. No, per favore, ho smesso. No, do a fine challenge. Riccardo Dose, il bomber di Pordenone. Era nel 7, ma era già là. Ragnar era così. Cocci. Però il fatto che lui dica non so più dove calciare. Il fatto che, ma che c'è? Prova a cambiare il modo di tiro, così almeno la palla lì non ce l'ha. È molto metodico. Collo, sì. Lì. Però bello! Dai, che devi fare i miracoli qua. Dai. 31. Che cazzo! Ecco il collo! Cazzo! Eccoci qua! No, cambia di idea! Questo deve essere il rigore! Così spiazzato come forza! Rigore! Però? Bello! Ne fa altri due! Me ne dà altri due! Porco Dio, ma perché gli partono ste staffilate? Cioè, porco Dio, non fate passare mai qualche aereo dove gioca Riccardo Dose che li stira. Ah, merda. Bravo! Ragnar, no, non sei in guerra. Entra! Entra! Sera, fondamentale. Entra! Buono, vabbè, va buono. 35 sono buoni, no? 35 su 80. Io sento un leggero fiatone, ma stai spingendo. Stai spingendo. Dai, questo mi è piaciuto, sto giro. Però sempre a 5. Mai 6. No, una volta l'hai fatto. L'ho fatto 6. Sì, una volta l'hai fatto, vabbè. Perché avevi fatto 3 e poi hai fatto 6. Mi fido, mi fido. In teoria, poi, poi io e Dante siamo a far così, quindi... Sì, sento, lo sfrega. No, mi sei mai, no, ma sicuro. No, mai ci provati 5. No. Mai. Beh, sono tutti molto attenti al video mentre registrano, per non ricordarsi se è riuscito a fare 6 in una serie o meno. Mi fa sempre piacere. Fa troppo così, allora. Ale nella giusta è ancora vivo. C'è una cattiveria. Peccato. Nei capelli di quell'uomo, veramente. Finito allenamento, ordino globo, globo. Gusta la cena, gnam gnam. I peggiori dei... Ragazzi, votate. Fra tutti e tre, ad oggi, i capelli peggiori. Tamblusium. Mostra! Per favore. Ragazzi, guarda qua. Mamma mia. Vabbè. Basta, andiamo un po'. Sì, vinco sempre, ragazzi. Mi dispiace. Porco Dio, Vegeta. Va bene, ok. Lasciando stare i capelli di Ragnar. Io ti voglio fare una domanda. Dici tutto. Dici tutto. Sì, non ti devi preoccupare, dai, dici. So perché vi seguivo. Sì. E poi non so se sia successo qualcosa. Ma io sapevo di una specie di trio, sì, che c'era prima, sì, con appunto Awed e Ame. E Amedeo Preziosi. Ma è successo qualcosa? No, in realtà non è successo nulla di che, nel senso, durante il nostro percorso, che è iniziato anche per... Hanno smesso di andare forte le reaction all'Isola dei Famosi, e che ne hanno smesso anche loro di fare video insieme. Loro 10 anni fa, pian piano abbiamo preso delle strade diverse, magari Amedeo un po' più sulla musica, io e Simo abbiamo continuato a fare video. Ma io mi ricordo che... Cioè... Amedeo poteva rimanere, secondo me, su YouTube invece che andare sulla musica. Sì, tipo, mi ricordo questa parodia che avevate fatto tutti insieme. Sì, il disco d'oro, non si sa come. Esatto, quindi, disco d'oro. Il mondo della musica quel giorno è fallito. poi dopo è tornato J-Pata. Poi è tornato J-Pata. Però comunque, cosa è successo? Perché eravate sempre insieme. Il fatto è che appunto Ame, trascurando un po', tralasciando i video, si è dedicato proprio alla musica, faceva uscire singoli, album, cose di questo tipo, e quindi non combaciavano più gli nostri stessi obiettivi e semplicemente abbiamo preso delle strade diverse, poi in realtà non ci sentiamo e tutto quanto. Quindi è solo una cosa... Sì. Vedo Preziosi avrà droppato più singoli del Ciagrone.
lavorativa. Certo. So che comunque state andando in giro per i teatri. Teatro. Quindi raccontaci un po' questa cosa, perché cioè, posso dire che a livello imprenditoriale ti devo fare veramente cazzi complimenti. Grazie. Di grazie brutto, bene. Perché io amo quando qualcuno... Guarda, non, su questo non sono interessato, onestamente preferisco quando riaprirà i giri nei teatri Ciccio Gamer, o al massimo andare in quelli dei Me Contro Te, ma solo dove fanno il saluto fascista, se no non mi interessano. Ho visto un paio di clip, non so se fossero editate onestamente su TikTok. Signori, che so, gli ultimi 10, gli ultimi 20. No. Il giullare qua di teatro. Cazzorì. No. Dite, no, è il coso, il saluto dei pesci, dei pesci. Salvare Ale della Giusta. No, dai. Ma no, che cosa vuol dire? Dai che me devo vedere il video di Ale della Giusta, che deve venire qualcuno bellissimo di famoso in chat. Ma ha rotto la GoPro! Ma ha rotto anche lui la GoPro, ma basta! Ma basta fare sti Eurogol, ragazzi! Bello! Bello! Sì, tanto nel video di... Oh, Anita, fai partire un treno durante il video di Ale della Giusta, che tanto arriverà qualcuno in gift a 50 sub. Ormai è una roba... Spara per il radio di Melior, che lo vuole tenere lì, la terza posizione è ancora calda. Tanto devi rimanere là, devi rimanere là. No, si stacca a mano. No, che so sti tiri di merda, zio porco. Che tiene Ale della Giusta lì? Ma che tiri so? Coraggio! No, cioè, però è vero, è una cosa psicologica. Sa che deve fare questo gol e non lo fa. Guarda, questa sta sprecando. Almorichi! Peggio dei video dei 5 anni fa tuoi, ricasti, diri. Lo sapevo pure. Raggiunge il suo compagno di merenda al Pordenone. Però non l'ha ancora Ale superato. Della provvedenza. ZV, ti giuro, definire compagno di merenda Ale della Giusta, pur essendo magari amici, non è, cioè, è proprio uno dei modi più sbagliati di definire un amico. Cioè, non puoi chiamarlo Del. Compagno di merenda. Riccardo Dose! Cocci. Oh, quando dico Riccardo Dose... Che palle, se... l'ha buttata. Poteva fare più di 45, ci poteva arrivare, non ci arriverà mai. Riccardo! L'ha buttata questa serie, perché era la serie per superare della Giusta. Non ha... Un babbo di minchia. A 38. Se nel mondo... Come direbbe qualcuno, signori, siamo giunti all'ultimo giro, siamo al 38, quindi pareggiato Ale della Giusta. Adesso è obbligatorio, lui lo sa, lo dici tu. Adesso... Allora, adesso potenzialmente, se è vedendo che effettivamente è molto emotivamente instabile Riccardo Dose, detto così poi è terribile, però è uno che sente la pressione. Teoricamente adesso che sa che deve fare solo un gol, potrebbe fare tanti gol l'ultima serie. Oh ragazzi, è obbligatorio. Proprio perché tanto ormai si è levata sta roba che vuole arrivare ai gol di Ale della Giusta. Il problema è farne uno. Sì, però porco Dio, cioè, ma che cazzo c'ha nel pisello? Gli si è incastrato un moscerino. Cioè, ci crederei, perché sta a registrare un video con ZV Jackson. Io devo chiamarlo. Sempre là, grattasse il bananone. Avrai un po' di... Sì, due carezze, serve un po' d'amore, serve. Addirittura destra, sinistra. Right. Left, right, left, right. Che cazzo, una canzone di TikTok. Io ricordo sempre, il bello del team, che si affonda uno, affondano tutti. Non la puoi di sta cosa, dopo il Titan. Non è una roba incorretta. Non puoi dire che il bello è che se uno affonda, affondano tutti, Ragnar. È tutto sbagliato. Quello che chiama compagno di merende quello. Guarda, c'è sta Dadda che è sconvolto. Dadda sta tipo, ma che cazzo sto a sentire? Però qui occhio, non puoi sbagliare. Le ultime 10, non puoi sbagliare. No, ma su come calci tu, sì. Ho capito, ma hai visto. Quest'altri sembra che. Sembra. Se saranno abituati prima con Nick Pirlo, quando gli doveva girare qualcosa, sembra che si stanno, non lo so, che stanno a smerciare la roba. Ci sono parti anche alte. Dipende. Una così, no? Cosa? Vai. Persi un titanico. Ne mo torna il Sium natalizio per le 5 giftate. Da domani, Sium natalizio. E gli tocca il cazzo. Guarda, ti assicuro, non aveva bisogno di una toccata di cazzo. Cioè, è stato veramente tutto il tempo a giocarci a ping pong. Cazzo è. Dai forza, Riccardo. Sì. Ricky! No, ma che è sto, che cos'è questo start? Ma davvero, ma ste mani qua mi prende un fuoco per nulla. Ha iniziato anche a contare il ragno. No, gli vuole fare la merda pulita all'ultima. Glielo farà veramente sudare sto gol. Tre. Questo qua.
Bellissimo! Voi vedete che li fa tutti? Voi vedete che adesso li fa... Guarda, quanti so, gli mancano 6 tiri, ne fa 5. Gol! Adesso che ha superato Ale della Giusta, guarda. Un saluto ad Ale della Giusta che fino alla fine ha tenuto. 39! Si va per i 40 adesso, Ricky. Guarda, devi essere più tranquillo adesso. Non hai più quella stessa pressione. Non ha più la stessa pressione. 40! 40! 41! Non ci va, ma cos'è? Ma non è possibile! Doppio palo, no! Non è gol! Palo, palo! Non è gol! Ma che c'è sta Sofia in chat? Che ha scritto? Ciao Vela. Mazza, frate, eccolo, un'altra volta questo... Doppio. Ma guarda che... Questo Manuxo in discoteca che ci prova e prende il doppio palo. Oddio, e che c'è sta? Oddio, Varrata De Zano! Varrata De Zano, vanno aperti almeno altri 4 pacchi da 2000 crediti l'uno. Non entra. No! Non entra? Talo. Ah, non entra, grazie. Non... Ah, vedi, vedi. No, fai... è niente, è morto. Uno impazzisce, capito? Mi lasci di sottofondo così ti addormenti meglio. Guarda, se domani ti svegli male, cioè, sai già perché. 11-12. Sì. Qui c'era in porta, la prendeva, ha volato. Signori. Ha volato perché palesemente la palla non era in porta e voleva fare a effetto. Centesimo tiro. Riccardo, il bomber di Pordenone, dose. Parte! Io. Che scivolata. Grande Ricky! Finito? Finito, sì. Va bene, 40. Va bene. 40 gol. Ragazzi, siamo giunti al terzo. Sfortunatamente parliamo di un girone B, dove fanno tutti troppi gol. Ovviamente perché è il girone dove devo andare io, ovviamente, quindi in un modo o nell'altro dovevano chiamare solo fenomeni. Però 40 gol nel girone A eri tipo fortissimo, quindi ci sta, però no, doveva farne di più. Secondo me doveva farne di più, almeno 45 li doveva toccare. Termine 40! 40. 100. Ma quando è che vai? Sarei dovuto andare ora che sono a Milano. Il problema di fondo è che, regà, cioè io sono da un mese e mezzo, sto con la gola che mi brucia, con il mal di testa, con la febbre ogni 3 giorni e via dicendo. Quindi... Sfida clamorosa, complimenti. Grande. Complimenti. Bravo Ricky, bravo Ragno. Sì. Bravi tutti oggi, dai. Io mi sono divertito. Non è che la prima cosa che vorrei fare è sudare e fare queste cose. A 100 tiri, vederla da fuori è completamente diverso rispetto a quando sei dentro. Dopo 50 tiri non sai già più dove tirare, non sei, perché comunque o destra o sinistra, sì. Centrale difficilmente la tiri, a meno che non tiri di potenza. Solo esco. Guardalo, guardalo come ride Massimo Ambrosini. Guardalo. No, però è piccolino. Mi posi. Dov'è l'editor di ZVJ? No, mi deve mettere sempre una faccia di Ambrosini grossa da qualche parte. È troppo bello. È però fantastico. Parla, secondo me, è proprio psicologicamente. Non ho bisogno, ragazzi, non ho bisogno di scuse per pisciare la 100 tiri. Cioè, a prescindere, già sono 2 anni che dico che farei 20 tiri al massimo e poi sto col fiatone. Ma meno male che Ale della Giusta avesse fatto 38, perché sennò. Allenamento di un globo globo. Anche sui 18, capito? Sì, che magari tu da 17 a 18 ci avresti messo un giro. Vabbè, vabbè, capitato spesso. Sta zitto, ZW, che sei un buffone clown, ti mangio le palle. Allora. Sì, però no. Non sono soddisfatto di Riccardo Dose, mi dispiace. Poi io credo che potesse dare di più. Penso che a livello di intrattenimento, storia, aneddoti raccontati e performance di entrambi, a mani basse è la miglior 100 tiri. Complimenti a tutti. Qua il Ragno si merita i complimenti perché contro un fortissimo Dose si è esibito in ottime parate. Ciao Giammo, volevo solo avvisarti che i prossimi partecipanti saranno Pacciani, The Real Mars e Geronimo Stilton. Un saluto a tutta la stella. La gente come noi non molla mai, doppia emoji del fuoco. Va bene, grazie Gabriele Gori, veramente. Molto... Comunque mi puoi anche venire a scrivere in chat senza dover parlare tramite messaggi, tramite commenti di ZW Jackson. Gabriele, scusa il disturbo, ma non penso sia così. Porca madonna. Guarda Ale, non c'era bisogno. Pacciani è una giovane della primavera del gremio. No, sì. Non ci andrà Dario Moccia. Oddio, non si bestemmia questo, gli scrive. Ma basta con sto blur. Ci hanno ragione, è vero. Grande gol valorizzato dalla splendida inquadratura.
Ha bisogno di farlo, eh. Cambia lato. Parte Riccardo Donde! Già lo sapevo, doveva spawnare questo commento, doveva spawnare da qualche parte. Allora, vabbè, bella, bella. E mi sa che già ha messo nelle storie Instagram che ci sarà anche quella di Dadda, quindi... Beh, succhieremo delle palle, ecco, questo è quanto. Allora, Bellingol, tocca vedere Ale della Giusta. Tocca vedere Ale della Giusta, dopo poi l'altro di ZW Jackson. Ci sono delle cose, magari gli highlights, vediamo un attimino. Vediamo una già vista la Serie A, anche se in realtà gli highlights della Serie A mi dovrei vedere domani, perché mancano delle partite. La domanda è: mancano partite importanti? Manca solo Torino-Atalanta, che è anche la partita